Professor Bennato, professor Di Tullio, professor Conte, l'offerta della settimana, giudicata, analizzata e criticata come volete, da voi. Cominciamo con il professor Bennato. Beh, diciamo che sicuramente si nota che questa è la settimana che anticipa San Valentino, questo è sicuramente, perché sono tutti film che declinano ognuno a modo suo il concetto di amore, alcuni in maniera un po' banalotta, sto pensando a Marry Me, Sposami, che è la classica commedia americana, da quello che ho potuto vedere, mentre altri sono un pochettino più sofisticati. Io per potermi orientare all'interno dell'offerta cinematografica, diciamo così, che un po' mi sono lasciato guidare dai miei gusti, ma un po' fondamentalmente da alcune indicazioni che ho sentito stanotte. Quindi il primo sicuramente è Piccolo Corpo, perché ho visto delle immagini che hanno una fotografia veramente algida, molto molto gelida, ed è un tipo di estetica che mi piace moltissimo. Poi anche, come non solo la storia, è anche molto particolare. Poi c'è una cosa ovviamente che me l'ha reso simpatico fin dall'inizio, il fatto che la protagonista si chiama Agata. Io essendo a Catania, essendo Agata la santa patrona catanese, non potevo non essere sensibile a questo tipo di riferimento. Poi c'è sicuramente Il discorso perfetto. Allora, io non sono mai stato, mia colpa, un appassionato delle commedie francesi, ma in quest'ultimo periodo le sto riscoprendo quasi tutte. Questa, da quel poco che ho visto, mi sembra molto molto divertente. E poi questa è colpa di Francesco Puma, ha detto che al finale finisce con Sarà perché ti amo, che comunque dà sempre molta allegria ai film, quindi sicuramente questo è un elemento che me lo rende molto simpatico. Poi c'è un altro film che vorrei andare a vedere. Sono un appassionato di documentari, soprattutto in realtà di documentari legati al mondo della scienza, ma anche della storia, e c'è quello di Martin Luther King versus FBI, che mi affascina molto fondamentalmente per due motivi. In primo luogo perché mi piacciono molto i documentari che utilizzano le fonti dell'epoca e quindi danno una ricostruzione utilizzando le immagini dell'epoca, e poi perché io sono stato al National Civil Rights Museum di Memphis, che, per chi non lo sapesse, è nello stesso albergo dove è stato ucciso Martin Luther King, e quella è stata per me un'esperienza molto molto forte, molto importante, e quindi ricordo quel tipo di ambiente, di aria che si respira nella lotta per i diritti civili degli anni 60 molto, in maniera molto importante. Quindi sicuramente queste sono le scelte della mia settimana. Professor Conte invece, professor Bennato, la classifica. Allora, diciamo che dal punto di vista puramente sociologico della classifica sono stato anticipato dall'amico e collega Ugo Di Tullio, che ovviamente ha fatto le riflessioni su cui mi trovo perfettamente d'accordo. Dal punto di vista estetico, devo essere sincero, sono molto incuriosito e sono molto contento che sia in prima posizione La fiera delle illusioni di Benicio del Toro. E devo dire la verità, prima di andare a vedere questo film stavo cercando il film originale di Edmund Golding, anche perché essendo ambientato durante il periodo dei codici Hays, essendo con degli attori come Tyrone Power, è un tipo di cinematografia di cui fa piacere vedere appunto come è stato reso da Benicio del Toro. Quindi sicuramente è questa la mia scelta.